Ultimo minuto di gioco. Bianchi, ultima speranza per Biella. Bianchi prova a puntare il ferro. Davis in angolo, la bomba di Davis. A segno. Meno 3 Biella. Odore di overtime. Bianchi, finta la tripla. Ancora pallone, la prende lui, il capitano. A segno. Pareggio Biella. Pareggio Biella. A quota 79. Questa Biella non muore mai. Questa squadra non muore mai. Sarto sbaglia pure questa. E la partita qui. Biella batte Casale, il rimonta, rimonta incredibile. Bellissima. Ma Casale gli ultimi 10 minuti non ha giocato. Abbiamo fatto pari e patta con quello che è successo domenica a capo, ma forse è stata la nostra partita meno brillante degli ultimi due mesi. Non siamo stati brillanti, abbiamo fatto fatica, non abbiamo difeso, però questa squadra qua ha qualcosa dentro di speciale, è qualcosa che non si compra d'estate, è guidata da un grande allenatore, sono dei ragazzi speciali, e stare attaccati a questa partita, ripeto, non essendo brillanti, non essendo noi, è qualcosa di speciale. Ancora di più, tanta roba, grazie Damiano. E sono qui con Tommaso Bianchi, grandissimo questa sera. Avevi la mano stracalda, ma quante bombe ci hai messo, ci hai fatto sognare. Sì, ma cioè, una bomba, un canestro è quello che vale, ma è il cuore della squadra che stasera una volta ancora ha dimostrato che possiamo fare veramente tutto. Non abbiamo giocato una bella partita all'inizio, però dopo l'abbiamo ripresa con la voglia, il derby si gioca per vincere, non potevamo perdere oggi. Ma quanto vi ha caricato il pubblico questa sera, che sente il derby contro Casale proprio nel sangue? Assolutamente, venivamo da due vittorie in casa, stasera il pubblico ci ha aiutato, ci ha spinti ed è una cosa bellissima perché questo palazzetto merita questo e molto altro. Lo meritavamo, quello dell'andata l'avevamo perso perché non eravamo ancora pronti, adesso abbiamo dimostrato di essere una famiglia più che una squadra ed è un valore aggiunto per noi perché si pensava ne fossimo morti e siamo risorti in difesa, così l'abbiamo vinta. È stata una partita veramente roccambulesca, ci sono state anche vittime in campo questa sera, abbiamo visto un Westbrook risuscitare dopo essere sceso, abbiamo visto perdere sangue Vincini, veramente avete dato più del massimo. Le partite sono delle battaglie, si vincono così, con le palle e alla fine l'abbiamo cacciata. Grazie capitano, ciao.